Buongiorno ragazzi, ben arrivati e bentornati. Come vedete siamo nella una location diversa, cioè sono all'interno della mia gigetta. Sono qui, è mattina, non è prestissimo, sono le 8:30. Vi dirò, fa già caldo perché il termometro della macchina mi segnala 27 gradi, ma è una giornata un po' grigetta, c'è qualche nuvoletta qua e là. Quindi ho pensato di andarmi a fare questa mattina un girettino, una passeggiata così fuori porta. E ho pensato, perché no? Vi porto con me. Quindi adesso io parto e ci vediamo tra un po' a destinazione. Non vi dico ancora niente. A dopo. Ciao! Eccoci qua. Ops, scusate con gli occhiali qua, versione chips. E sono arrivata. Speravo in un attimino un po' più di fresco in questo posticino, ma in realtà sono già 34 gradi, ma ce la faremo. Dove sono arrivata? Bene, sono arrivata in un piccolo borgo, precisamente nel borgo di Cividale del Friuli. È un borgo di circa 11.000 abitanti, fondato da Giulio Cesare. E ai tempi appunto si chiamava Forum Iuli, da cui poi è stato dato il nome all'intera regione Friuli Venezia Giulia. Bene, adesso zainetto in spalla, esco dalla macchina prima che mi cucino perché ho parcheggiato sotto il sole e andiamo a vedere questo borgo. A dopo! Allora, iniziamo subito da una bellissima piantina del Friuli Venezia Giulia, che così vi faccio vedere dove siamo. Noi in questo momento ci troviamo qui, Cividale del Friuli. Questo qui è il confine con la Slovenia. Ok? Qui sotto vedete? Qui è Grado, dove vado sempre al mare io. Bene. Andiamo. Ecco, questo è uno degli ingressi al borgo. Adesso pian pianino io ho parcheggiato fuori e a piedi ci andiamo a fare un bel girettino. Questo è un borgo che a me piace tanto. Questa in realtà è una strada che si passa anche con la macchina, come volevasi dimostrare. Infatti meglio che sto attenta prima che mi fanno le scarpe. Bene, 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 bene. Qui già sulla destra abbiamo una piccola chiesetta. Vi faccio vedere un po' così. Adesso andremo come prima cosa a vedere il famoso ponte del diavolo. Guardate che carina questa casa. Vedete, adesso piano piano scenderemo e passeremo sopra il ponte del diavolo, ma prima gireremo qui a destra per andare a vedere il ponte da un'altra direzione e ci incamminiamo. Andiamo di qua. Andiamo. Percorriamo questa strada, Biblioteca Civica, e così diciamo da un'altra angolazione riusciamo a vedere il ponte. Si dovrebbe riuscire a vedere bene il ponte perché qui dietro ci dovrebbe essere un bel vedere. Guardate che bello, qui c'è uno scorcio di tutte le colline. Andiamo a vedere cosa si riesce a vedere proseguendo. Questa è tutta appunto la zona orientale, direzione Slovenia. Allora scendiamo, vedete?
Che carino. Scendiamo le scale e andiamo lì. Questa è veramente una bella visuale del ponte che dopo noi attraverseremo e vi farò una ripresa poi anche da sopra dal ponte. Le case del borgo, perché lì si entra, diciamo, alla fine del ponte si entra proprio nel centro storico di Cividale. Sotto abbiamo ancora quel poco di acqua che resta, visto che non piove da secoli, del Natisone. Guardate. Proprio un bel vedere, nel vero senso della parola. Spero che vi piaccia. Vi dirò che fa un caldo, per fortuna che è un po' velato, ma c'è un umido pazzesco. Guardate. Qui ci troviamo praticamente dietro a alla chiesa. Vedete il belvedere da dove vi ho fatto la ripresa precedente. Guardate, veramente carino, fatto bene, tutto molto curato. Adesso andiamo un po' più avanti, vediamo se si vede ancora qualcos'altro. Che carino, chissà se riuscite a sentire anche il rumore dell'acqua in sottofondo. Ti illude di un po' di freschezza sentire questo rumore dell'acquetta. Adesso percorriamo questa stradina sempre dietro alla chiesetta di prima e torniamo sulla via principale per poi proseguire e percorrere il ponte del diavolo. Adesso ci troviamo davanti la chiesa, abbiamo sceso gli scalini e qui ci troviamo all'inizio del ponte che adesso percorriamo insieme. Eccoci. Siamo sul ponte. Vedete? Adesso vi zoom dal belvedere, vedete? Dove eravamo prima, da cui vi ho fatto la ripresa. Passano le macchine, però vabbè, è sabato mattina, quindi c'è un po' di movimento. Adesso vado dall'altra parte, così andiamo dall'altra parte, così vi faccio vedere anche e adesso andiamo, proseguiamo e andiamo. Guardate che belle viette, andiamo a vedere. Andiamo a vedere giù di qua che cosa c'è. Guardate se non sono carine, poi qui le case sono tutte ben tenute, ristrutturate. E questi vicoletti sono proprio caratteristici.
questa stradina. Scendiamo giù di qua. Vediamo. Secondo me arriviamo sotto il ponte. Sotto il ponte. Oggi si cammina, ragazzi. Fa bene. Anche perché così, se si smaltisce un po', poi si può anche mangiare qualcosina di più. Wow, che carino. Ah, ma mi sa che arrivo lì giù e poi quando arrivo lì giù mi sa che dovrò tornare indietro. Però andiamo a vedere. Oggi adventure. Vedete? Si riuscite a vedere l'acqua? Guardate. Carino, dai. Anche un po' di natura. Verde. Non solo case. Carino, carino, carino. Sarà un po' meno carino, ragazzi, dopo tornare su. Ma ci sta per voi questo ed altro. Scherzo. Guardate. Ma ormai siamo arrivati fin qua. Andiamo fin giù. Giusto? Umido, ragazzi, tra il caldo, tra tutte queste piante, sembra di essere dentro una serra. Guardate, oh, sapete che anch'io è la prima volta che vengo fin qua giù. Guardate, guardate, guardate. Ta-da! Siamo arrivati proprio sotto il ponte. Bello, bello. C'è anche un po' di sabbietta. Guardate. Praticamente, guardate l'acqua dov'è? I miei piedini qui. Voi direte, poco mi interessa, però adesso facciamo anche una bella ripresa qui. Vedete lassù il belvedere? Sempre il belvedere di prima, da dove vi ho filmato prima. Adesso siamo sotto. Bene, carino. Molto carino. Adesso, piano piano, io torno su. Ragazze, sto salendo. Ho il fiatone, ma ce la faremo. Venite. Fatemi compagnia, l'ultimo pezzettino. Dai, suppo. È uscito anche il sole adesso, mannaggia. Eccoci, siamo quasi arrivati in cima. Molto bene. Proseguiamo la nostra gita. Eccomi qua, tornata sulla vietta. Adesso la facciamo fino in fondo. Già che siamo, vediamo un po' qui il monastero. Questo è il monastero di Santa Maria in Valle e Tempietto Longobardo. Chissà se si può entrare. Proviamo almeno qui sulla porta. Guardate che carino. Andiamo avanti. Proseguiamo. Guardate che carino. Io amo dell'architettura in generale. Sarà per il fatto che sono diplomata geometra, ma a me case, chiese, la parte più, diciamo, la struttura, la parte architettonica mi piace un sacco. Vediamo, andiamo prima giù di qua. Vediamo. Peccato sulla destra che stanno facendo i lavori, però vabbè. Giustamente devono ristrutturare. Guardate che carino. Poi che bello, perché se c'è poca gente, cioè non c'è nessuno veramente, a parte una signora che passeggiava, portava il cane. Così, guardate che carino. Anche questa casa qui davanti.
spero che vi piacciono anche a voi queste cose. Se io vado di qua così la riprendiamo sta piazzetta anche di qua. No, veramente. Guardate se non è carina anche sulla destra questa casa qua. Scusate se non parlo tanto, ma con il caldo non è che mi viene subito il fiatone. Andiamo ancora, vediamo qui cosa c'è, se c'è qualcosa di interessante da vedere. Oh, che carina questa casetta qui, la vendono. Sì, è un borgo veramente bello, ben tenuto, curato. Adesso andiamo fino laggiù, vediamo cosa c'è e poi piano piano torneremo indietro. Guardate che bella affresco, tutto sulla parete della chiesa. La particolarità di questa chiesa che ha la facciata tutta con l'affresco. Ecco, ho trovato un altro belvedere più avanti. Bene ragazze e ragazzi, guardate che carino, qui sotto c'è anche una piccola spiaggettina, non so se ci si riesce ad arrivare, ma carina. E poi guardate qua dietro, guardate questo piccolo scorcio di questa casa. Finestrella con questo portone sotto a me piace tantissimo. Ma poi a me tutte le cose in pietra vista le adoro. Guardate che carine! Tornando indietro. Noi prima siamo passati sotto quell'arco venendo in qua. Adesso vediamo, adesso torniamo su, se ci ripassiamo. Scusate, vi faccio venire il mal di mare mentre. Bene, ora ritorniamo in centro. Allora, quello che abbiamo visitato adesso è praticamente il borgo storico di Cividale, la parte più antica, mentre adesso andiamo, diciamo, verso la parte, diciamo, nuova, dove abbiamo i negozi, qualche piazza, ma diciamo la parte più caratteristica è quella che abbiamo visto adesso. Ho il fiatone, anche se cammino sul piano, saranno 35 gradi ormai, se non più. Bene, adesso pian pianino andiamo verso, diciamo, il centro. Ecco, di fronte a noi abbiamo il Duomo. Proseguendo arriviamo, diciamo, in una delle piazze principali. Allora, eccoci qua. Vedete davanti di noi, questa è la statua di Giulio Cesare, del fondatore. Adesso io mi trovo di lato, anche perché c'è traffico e il centro qui non è così facile fare le riprese. Adesso noi proseguiamo lungo quella stradina qua.
per arrivare in un'altra piazza. Eccoci qui, siamo nella piazza principale con i portici e tutto intorno pieno di bar, baretti, poi pieno di gente, metà sabato mattina, tutti a fare colazione. Bene. Anche qui dall'altra parte del centro vedete che ci sono queste belle vie caratteristiche, sempre tutto curato. Adesso qui c'è un po' meno gente, quindi riprendo qualcosina, perché se c'è tanta gente non mi va. Questa praticamente è una laterale, una viuzza che esce dalla via, dalla piazza principale dei bar. Qua siamo in un'altra zona, fuori un attimino dal centro. Volevo farvi vedere questo castelletto, stile leggermente gotico. Ora piano piano torniamo indietro per questa via, rifaremo il ponte e torneremo alla macchinina. L'edificio qui all'angolo è la farmacia, una farmacia storica qui di Civitale, e come vedete sulle facciate ci sono svariati affreschi. Ecco qua la ripresa della statua di Giulio Cesare. Adesso riesco a farvela benino. Eccoci qua, io sono rientrata a casa. Spero che il video di questa gita fuori porta vi sia piaciuto. Come sempre ringrazio tutti gli iscritti vecchi e nuovi. Ringrazio per i pollicioni, per i meravigliosi commenti che mi scrivete ogni volta. Grazie, grazie, grazie. E al prossimo video, mi raccomando, divertitevi. Un forte abbraccio, un bacione a tutti voi e ciao, a presto!